C'è una tristezza buona e una tristezza cattiva. La tristezza buona ci porta ad attivarci, a darci da fare. Le opere d'arte più belle e le opere sociali più belle sono tutte nate dalla tristezza, dalla malinconia. Pensate alle più belle poesie, alle più belle canzoni, o opere d'arte, o anche alle opere sociali nate per la tristezza di vedere dei poveri, di vedere delle persone abbandonate. Ma c'è anche la tristezza cattiva, o si chiama anche acidia. Questa tristezza ci paralizza, ci autocompatiamo, ci piangiamo addosso, quasi ci affezioniamo alla nostra sofferenza e rimaniamo lì fermi, bloccati, senza fare nulla. Noi da soli, con le nostre forze, possiamo avere solo la tristezza cattiva. Solo lo Spirito Santo può trasformare la tristezza cattiva in tristezza buona. Gesù vede che gli apostoli sono tristi perché non lo potranno più vedere. Anche noi siamo tristi per questo. Non è giusto non vedere colui a cui abbiamo donato la vita e dobbiamo piangere per questo. Ma Gesù ci dona lo Spirito Santo e lo Spirito Santo non ci toglie la tristezza, ma la trasforma in una rampa di lancio, in un trampolino. Siamo tristi per non vedere Gesù e allora lo cercheremo in ogni prossimo, nella preghiera, nella parola di Dio, nell'Eucaristia, nell'unità, in tutti quei modi in cui Lui ci ha promesso di essere presente. E non smetteremo mai, perché il dolore di non avere la sua presenza fisica non guarirà mai dentro di noi, anzi diventerà sempre più grande. E questo ci farà sempre più desiderare il paradiso e la risurrezione. Insomma, lo Spirito Santo viene a rendere le nostre tristezze ancora più grandi. Invece di colmare il vuoto che abbiamo dentro, lo rende ancora più profondo. E in questo modo ci spinge fuori di noi ad amare tutti e ci fa desiderare il paradiso. Questo vale certamente per la più grande tristezza per un credente, il dono delle lacrime, le lacrime di non poter vedere Gesù, ma vale anche per ogni altra tristezza, per ogni altro dolore della vita. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Non tutti i messaggi di Gesù per noi sono racchiusi nel Vangelo. Gesù continua a parlarci e non lo fa attraverso sogni o visioni o apparizioni straordinarie, no, lo fa attraverso la voce dello Spirito Santo che parla dentro di noi tutto il giorno, una voce che dobbiamo imparare a riconoscere e come uno zampillo di acqua pura in mezzo al fango. Sono quei pensieri che ti nascono dentro
e ti scomodano. Dicono la verità di te stesso, dicono la tua pochezza, la tua piccolezza, ma nello stesso tempo ti danno pace, forza. Non ti lasciano tristezza, ma gioia. Sei contento di essere nulla, perché sai che farà tutto Gesù. E soprattutto ti suggeriscono qualcosa di concreto da fare. Ti fanno notare una persona da amare. Sono pensieri che non ti lasciano immobile, ma ti spingono a uscire da te stesso. Non ti dicono una verità che uccide, che umilia, ma una verità che ti sprona ad amare almeno in questo attimo presente, visto che magari prima non l'hai fatto abbastanza. Sono pensieri che ti rendono concentrato sull'attimo presente, sulla cosa che Dio ti chiede oggi, sulla persona da amare ora, senza rifugiarti nel rimorso o nel rimpianto o nell'ansia. Se li segui, diventi libero dal futuro e dal passato e trasformi ogni presente in un capolavoro d'amore. Questa è la voce di Gesù dentro di te. Questa è la voce dello Spirito Santo. Gesù quindi continua a parlarci. Nel Vangelo, 2000 anni fa, aveva svelato se stesso. Ora, parlando dentro di noi, ci svela chi siamo. Ci fa scoprire passo passo il progetto di Dio su di noi. Ci fa capire chi siamo agli occhi di Dio. Una meraviglia stupenda. Questo è la voce di Gesù. Impariamo a riconoscerla. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Gli apostoli stanno per abbandonare Gesù. Uno l'ha tradito, un altro lo rinnegherà. Gesù sa che la sua morte è già stata decisa, che verrà accusato di cose false, che verrà messo in ridicolo davanti a tutti, che troveranno il modo di ucciderlo facendolo soffrire. Eppure quella sera, invece di piangersi addosso, invece di pensare al proprio dolore, pensa al dolore dei suoi discepoli, pensa a quanto saranno smarriti. E dopo aver istituito l'Eucaristia, dopo il segno della lavanda dei piedi, dopo aver donato loro il comandamento nuovo, fa a loro un lungo discorso, con l'unico scopo di consolarli, di incoraggiarli in questo momento di buio. Gesù non pensa alla propria angoscia, alla propria paura, ma all'angoscia e alla paura dei suoi amici. Si pensa che può consolare solo chi sta bene, chi non ha problemi,
chi non ha motivi per piangere. Invece, non è così. Anzi, proprio chi sta soffrendo è capace di consolare meglio, perché vive sulla propria pelle ciò che vivono gli altri, li può comprendere. Quando arriva il dolore, la paura, l'angoscia, non chiuderti in te stesso. Guardati attorno. Sicuramente c'è qualcuno da consolare, da incoraggiare. Usa la tua sofferenza come un dono per sentirti più vicino alla sofferenza degli altri. Fai anche tu come ha fatto Gesù quel giovedì sera. Per consolarli, Gesù ha parlato loro degli incontri che avranno con Lui dopo la sua risurrezione. Un poco ancora e mi vedrete. Gli apostoli staranno con Gesù risorto per 40 giorni. Le donne e Giovanni sono anche testimoni della morte di Gesù, ma gli altri apostoli no. Loro sono testimoni solo della sua risurrezione. Non hanno visto Gesù morire, hanno solo visto Gesù sconfiggere la morte. E allora la loro paura, il fatto che sono quasi tutti scappati, è qualche cosa di provvidenziale. L'unica cosa che hanno avuto da raccontare è stata la risurrezione di Cristo, non la sua croce. La croce di Cristo non l'hanno vista, la sua risurrezione l'hanno sperimentata. Ed è questa la buona notizia che noi spargiamo per il mondo. Cristo è risorto, la morte è stata sconfitta, gli apostoli l'hanno visto con i loro occhi. Non dimentichiamoci mai che la nostra fede si fonda solo ed esclusivamente sulla risurrezione di Cristo. Il dolore del parto è il dolore fisico più grande, ma la gioia di stringere a sé un bambino è la gioia più grande, così grande che cancella la memoria del dolore che lo ha preceduto. Così è stata l'esperienza della Chiesa al suo nascere. L'esperienza di vedere Gesù risorto è stata così gioiosa che ha fatto dimenticare ogni dolore. La Chiesa è nata dalla gioia. La nostra fede si fonda su un'esperienza gioiosa, l'incontro con Gesù risorto. Una gioia grande come la gioia della nascita di un bambino, una gioia che ti commuove dentro. Quando sperimentiamo la presenza di Gesù tra noi, sperimentiamo la stessa gioia, una gioia unica, non paragonabile a nessun'altra gioia. E questa gioia la possiamo sperimentare ogni giorno, perché ormai viviamo nell'epoca di Gesù risorto. È possibile incontrarlo ogni giorno, basta vivere l'unità tra noi. E Gesù si manifesterà. Come? Donandoci quella stessa gioia che provarono gli apostoli 2000 anni fa. La Chiesa è nata dalla gioia. La nostra comunità, come ogni comunità cristiana, ancora oggi deve rinascere ogni giorno dalla stessa gioia. La comunità
è luogo della gioia, non una gioia psicologica, non l'entusiasmo o l'autoesaltazione, ma la gioia di Gesù tra noi. Voi mi date la gioia, perché essendo uno con voi posso sperimentare la gioia di Gesù, perché Gesù risorto è in mezzo a noi. E attenzione, se la comunità non è fonte di gioia, deve cambiare. C'è qualcosa che non va. Non è normale che la comunità cristiana non porti gioia a tutti. Si tratterebbe di una comunità rovinata da aggiustare. Ogni volta che non c'è più quella gioia, dobbiamo riconciliarci. Dobbiamo rinnovare l'amore. Dobbiamo decidere di nuovo di amarci, e che conta solo amarci, e che il resto non conta nulla. Dobbiamo eliminare ogni giudizio gli uni verso gli altri. Dobbiamo rivederci con occhi nuovi, dimenticandoci i difetti, e subito tornerà la gioia unica e inconfondibile di Gesù tra noi, quella gioia che il mondo non può conoscere, una gioia che è così forte che rimane anche durante il dolore, una gioia che non può essere cancellata dalla sofferenza.